oggi un convegno estremamente partecipato perché il tema è centrale. Insomma, è dell'anno scorso l'approvazione della riforma della scuola, strombazzata, approvata in pompa magna, grande successo del governo. In realtà, appunto, a distanza di quasi un anno si cominciano a vedere i risultati. Qualche disastro, possiamo dirlo? Beh, direi proprio di sì, in particolare per quello che noi abbiamo definito sin dall'inizio lo specchietto per le allodole, e cioè le 100.000 immissioni in ruolo che sono state portate avanti dalla legge, rispetto alle quali tutti erano in difficoltà per trovare dei punti critici della legge stessa. Ma questo potenziale di immissioni in ruolo ha un piccolo problema, che almeno la metà di questi immessi in ruolo dimostrano che l'operazione che si sta facendo con la legge 107 è quella della destrutturazione dell'attuale funzione docente. 50.000 docenti sono infatti entrati come potenziatori, non sono legati ad una classe, sono scardinati da quella che è oggi la funzione docente, e quindi sono al puro arbitrio e nelle mani del puro arbitrio dei dirigenti scolastici, che stanno facendo di loro ciò che meglio credono: persone laureate, pluriabilitate, che vengono utilizzate semplicemente per le supplenze quando e come si vuole, tenuti a non fare anche nulla all'interno delle sale degli insegnanti. Non c'è più differenza tra organico di potenziamento e organico di diritto, e quindi tutti i docenti, anche quelli già di ruolo, potranno essere utilizzati come meglio credono dai dirigenti. Intanto abbiamo i colleghi che sono rimasti nelle GAE che hanno rifiutato il piano delle immissioni in ruolo perché non volevano andare a Trento provenendo da Enna, e c'è un problema in questo, è che è un problema molto serio. Poi ci sono i colleghi che invece sono della seconda e della terza fascia del precariato, che sono fuori dalle graduatorie, che sono per esempio come quelli in seconda fascia abilitati, che dovranno partecipare ad un concorso che non si sa bene che cosa prospetterà per loro, perché se questo concorso lo superano ma non entrano in ruolo, loro perdono tutti i diritti acquisiti. E poi abbiamo invece i precari che non hanno abilitazione, che sarebbero gli unici a doversi abilitare tramite concorso, perché ne avrebbero un diritto, che non sanno cosa andranno a fare, quando la andranno a fare, e sui quali incombe anche la mannaia e la spada di Damocle dei 36 mesi, perché questa legge prevede anche che dopo 36 mesi di servizio vieni buttato fuori, giusto perché da Strasburgo hanno detto che invece li avrebbero dovuti assumere. Fase B e fase C sono state quelle più disastrate in assoluto, perché avranno un contratto diverso rispetto ai colleghi di fase 0 e fase A, e questa fase è stata determinata da un algoritmo informatico, quindi non da un diritto diverso rispetto agli altri, ma noi avremo alla fine le stesse mansioni rispetto agli altri colleghi, ma diritti diversi. Io avevo messo come prima disciplina nella graduatoria il sostegno, perché insegno su cattedre di sostegno da diversi anni, quindi acquisendo anche competenze, diciamo, professionalità in questo senso, e invece l'algoritmo ha stabilito che là c'è il mio posto su informatica, come ITP di informatica, per cui dovrei colmare 24 anni di informatica, che è un'era geologica, visto, diciamo, come va avanti l'informatica. Se avessi potuto eliminare la domanda questa disciplina, l'avrei fatto tranquillamente, perché per una questione di onestà intellettuale io non posso entrare in aula facendo una cosa che ho abbandonato 24 anni fa, cioè dovevi fare un corso universitario per poter colmare queste cose, quindi avrei preferito sinceramente fare sostegno o eventualmente le altre discipline conseguite, scienze, perché sono anche un biologo, per cui, diciamo, mi trovo a Trieste. Ho differito la presa di servizio a Trieste perché entro l'11 settembre ho avuto un incarico annuale. Il governo ha detto: vabbè, vi diamo questo contentino, non partite subito, perché adesso questa fase assunzionale a settembre servirà per coprire tutti i posti, perché noi dobbiamo fare presto, se non ce la facciamo. Poi dopo, a babbo morto, diciamo, cerchiamo di sistemare le cose con la mobilità, ristabiliamo un criterio oggettivo, ma la mobilità che stanno mettendo in essere fa ancora più schifo della 107, diciamo, questa è la cosa. Siamo legati a incarichi triennali legati ai PTOF e finiamo negli albi territoriali, quindi se i presidi decidono di tenerci, possiamo anche stare per più di 3 anni su una scuola, ma come sappiamo i PTOF triennale può essere rivedibile di anno in anno, quindi può anche accadere che alla scuola non serviamo più e quindi ripiombiamo nell'albo, con un futuro, ci si prospetta un futuro ancora più incerto di quello che aveva
avevamo come precari annuali. Io appartengo alla seconda fascia, siamo docenti formati e selezionati dallo Stato e questa riforma non ha riconosciuto la nostra abilitazione di fatto, l'ha declassata ponendola come titolo per accesso a un concorso in un sistema in cui era previsto, è stato sempre previsto un doppio canale per assunzione tramite, cioè, abilitazione e tramite concorso. Il discrimine è stato un discrimine di tipo cronologico, quindi chi si è abilitato prima di un determinato termine ha potuto partecipare al piano assunzionale e era stato immesso in GAE, noi invece siamo rimasti fuori. Quello che si richiede è quello per cui stiamo ancora protestando, nonostante sia uscito alla fine questo concorso, è innanzitutto il riconoscimento del nostro titolo abilitativo, perché non possiamo creare abilitati di serie A e abilitati di serie B, è impensabile. Forse la maggior parte delle persone che non stanno all'interno della scuola questo meccanismo non l'hanno compreso e forse stanno pensando che fase 0, fase A, fase B e fase C significa diritti acquisiti in tempi diversi e diritti minori per chi è stato inserito nelle fasce dopo. Non è così. Per esempio, nella mia classe di concorso, nella mia provincia, io sono entrata con la fase 0 e ero la prima. Il secondo è entrato con la fase A, il terzo è entrato con la fase B, dalla quarta in poi sono entrati tutti con la fase C. Quindi diciamo che queste differenze di comportamento, io sono tra quelle un po' fortunate, perché la fase 0 è sulla tua classe di concorso e in una scuola. Il mio amico e collega con un anno di differenza tra me e lui di servizio acquisito, 22 anni io, 21 lui, è stato sbattuto in un'altra provincia e in un'altra classe di concorso. Quindi veramente non c'è nessuna logica che possa giustificare. Allora Marcella, la tua situazione è diversa dalle altre perché tu sei una di quelle insegnanti che ha rifiutato l'immissione. Nel tuo intervento lo ricordavi, ti conosciamo, insomma, ti cercano molti giornalisti proprio perché dici le cose come stanno. La tua è sostanzialmente, credo io, una scelta politica, come probabilmente è politica tutta la riforma, cioè non è casuale, non è solo approssimazione, probabilmente c'è un disegno. Sì, il disegno è quello di fare della scuola un laboratorio di flessibilizzazione del lavoro, di aziendalizzare e privatizzare la scuola pubblica rispondendo a un diktat di Confindustria, insomma, che tra l'altro sono anche quelli che sono ai vertici degli invalsi, quindi tutto torna. C'è un progetto, è un progetto di balcanizzazione della scuola competizione, di creazione di un mercato delle scuole per creare poli di eccellenza e scuole che invece, insomma, siano poi semplicemente fucine di manovalanza da sfruttare. L'alternanza scuola-lavoro del resto serve a questo, 400 ore di sfruttamento di giovanissimi senza alcuna tutela che non vanno a lavorare in una cornice didattica laboratoriale, ma semplicemente a fornire prestazioni d'opera gratuita. Io mi sono rifiutata, ma non ne faccio un vanto, perché so che moltissimi colleghi, insomma, hanno accettato dopo grandissime lacerazioni. Ho fatto una campagna anche di boicottaggio, sperando che soprattutto i sindacati confederali, che hanno delle enormi responsabilità nell'accettazione di questa procedura, suggerissero ai loro numerosissimi iscritti di non inoltrare la domanda, che è umiliante e degradante e che condiziona il godimento di un diritto acquisito a una situazione contingente personale.